Never break, always fight, never quit. Do it right, play the game, win it life. Allora, oggi è giornata di enduro. Tu, Antonio? Enduro, hai visto che ha fatto la grandina, la nevicatella prima? Fedele si fa un bel ripasso oggi. Felice. E Antonio? Idem. E Antonio fa un uvello. Idem. Idem, ok. E io pure. Davanti c'è un single track. Quello che ti dicevo, siccome c'è molto vento, ovviamente quando stiamo in piedi tenderà, quindi sguardo bello avanti, non aspettiamo di arrivare tardi a vedere cosa arriva, anche perché il single track potrebbe esserci l'armata un po' coperto, siccome è in mezzo al muretto a secco, può succedere, no? Che una pietra invada la nostra traiettoria, quindi sguardo avanti così non andiamo troppo lenti, perché troppo lenti ci fa stare sempre, no, così a rimbalzare dentro al muretto secco. Un po' di velocità controllata, no? Un po' di brillo, un po' di slancio, senza esagerare, e sguardo. Le inversioni con due piedi a terra, vi spezzo il piede sbagliato. Sto già? Mi stai capendo? Sì, anche lui la fa, ma con te l'abbiamo ripetuto tante volte. Ma, no, ma io sono testa dura. Allora, l'inversione con il piede a terra, con tutti e due i piedi a terra, ci fa fare i funamboli sulla moto, no? Ci fa fare così. Se invece l'inversione, per esempio, a destra, la facciamo con il piede destro a terra, se serve, la moto sta inclinata nel lato giusto, se ti serve l'appoggio, perché stai andando, no, proprio così piano da tenere, ce l'hai ben salto e la moto sta giusta e si indirizza. In più capiti nella buca, quella la pulsanga là in fondo. Sì, ho capito che era quella. In più capiti nella buca e magari non ci arrivi. Nel tuo caso, anzi nel vostro caso siete alti e ci arrivate, ma se avete tutti e due i piedi per terra fate ancora più fatica, perché non ti può allungare il piede, non ti può allungare. Oh, perfetto, grande, andiamo. Allora, scusate, se capitano ostacoli, lo dico
tu c'hai già più l'esperienza più fresca. Non vi buttare, soprattutto se non lo conoscete, se non sapete cosa c'è dopo. Piuttosto vi fermate, tanto come avete visto io faccio l'ostacolo e mi fermo. Non è che me ne vado. Stai parlando di questa salita? Di tutti, anche di questa. Questa sapevo che dietro non c'era nulla, quindi non mi sono fermato prima. Nei prossimi, che magari davanti c'è un altro single track, non mi posso fermare. Quindi se vedete un ostacolo, delle rocce, non buttatevi a caso. Vi fermate, scendiamo dalla moto, guardiamo cosa c'è dopo. Può essere che c'è un muretto e poi la curva. Quindi lo prendete di slancio e vi sbattete magari su una roccia. Anche qui. Però avete visto che siete andati così veloci da atterrare troppo lontani e mettervi dritti di là. Invece tu stavi già qua. Invece qui non ci sono problemi perché non ci sono ostacoli, si fa la manovra e a posto. Però mi raccomando. Siete incastrati? Aspetta, proviamo a alzare la mia. Aspetta. Che cazzo vuole? Io non vedo più niente. Aspetta, tiriamo sulla mia. Aspetta, vai, raddrizza. Okay. Metti la prima. C'è stato il primo. Ok, tempo. Scendi piano piano con la frizione. Ok. Vai, vai. Ok. Molla la frizione. Ok. Uno, due e tre. Ok. Vai, te la tengo io. Vedere, tanto sono fatte apposta ste moto. Sì, lo so, ma non è la prima volta. Allora, questo ci insegna a non stare... Che è successo tra di noi? No. A non stare troppo attaccati. Perché se fosse stato non in curva, ma in velocità, e stavi così, ti andavi addosso. Teniamoci un po' di distanza. Non sono riuscito a girare bene e mi stavo andando a infrascare lì. Sai perché? Non sei abituato a mettere fuori il piede e non ti sei mai abituato a far inclinare la moto. Quello è. Va bene, dai. Poco male. Capito una cosa dicevo prima? Che non ci buttiamo alla cieca. No, pensavo di accompagnarla. Capito, no? È quello che intendevo, perché se c'è strada va bene, ma se non c'è vai a sbattere. Avanti. Vabbè, in questo caso avevo visto. Va bene, però non ti fidare mai troppo. Fin quando non conosci bene la moto e bene il percorso. Infatti lì hai preso quella roccia lì, guarda che casino hai fatto. Campo! Cioè se al posto di spostarsi quella stava ferma, sai che volo facevi? E come ho fatto a prenderla? Perché queste sono larghe, non sono come il monocilindrico che era tanto e leggero. Aspetta, con questa? No, forse col paramotore.
queste sono larghe e pesanti, quando vai, no, di supplex, quando atterri, cioè non è la mono che fai ding, questa va boom, anche se comunque molto dinamica, ricordati che pesano comunque 200 kg. Scendete piano piano che ci sono le rocce, ma va, no, ti prendo io. Senti, metto la punto senza frenare, no? No, ti fermi, piede a terra, inclini la moto e apri. Tutto davvero? No, tutto no. No, è tardi. Guarda come cade, guarda come cade. Guarda, guarda come cade, guarda, Il piede sulla pedana! Guarda, guarda come cade, guarda. Io ci ho provato, non puoi dire che non l'ho fatto. Guarda, guarda come cade, guarda. È caduto, è caduto, è caduto. Guarda come cade. Lo vedi questo? Se lo pigli ti ammazzi. Piano piano. Sali, vai, sali fino a qua, vai, 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 occhio a quello, 1 e 2, vai dritto, dolce, 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 seduto sulla sella così dai grip, vai, dolce, eccolo, vai, 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 ok. Vai deciso, non troppo perché sennò ti scivo dalla moto, vai! Uno e due! Piano! Sì! Ok, ottimo, 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 ottimo! Perfetto! Perché questo? È un regalo per te! Grazie! Sull'asfalto, 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 ok, aspetta, fermo. Vai. Un po' di gas, un po' più indietro, dai. Vai. Minchia, come si muove? Come si muove? Fai come lui, perché se fai come ho fatto io con questo ti ribalti.
sull'asfalto con la ruota davanti, un po' più indietro, rimani seduto così dai grip, tanto ti devi fermare con la ruota davanti, vai, a posto, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Ok, stessa non cosa di. So stessa cosa sì, come ho fatto io ancora un po' ammazzo. Mi stavo ammazzando, A un certo punto ti ho visto. Mi stavo ammazzando! Perché la mia tocca sotto, che è più pesante, dai, fa culo vado! Ma tu lo sai perché tocca sotto? Perché? È stato. Passa in una proprietà privata e non volevo. Ah, ok. Ma sono finiti questi passaggi, solo che devi fare attenzione casomai. Li perdi subito, come ti salta un sentierino lo perdi. Siete fighissimi! Siete fighissimi! Cioè siete proprio fighi! Siamo fighissimi perché? Perché siete belli, le moto sono belle, voi arrivate tutti, siete molto fighi! Questa è la casata della domenica mattina! Lo imprigiono lì.
la sella, vai! Sì. Scendete dalle moto, vi faccio vedere cosa c'è adesso e decidiamo. No, senza decidere, passiamo, però voglio che lo vedete prima. Una volta impegnata, ok? Cerchiamo gas costante di mantenere la salita. Questa, vedi, questa salita sembra difficile, ma ha un grosso vantaggio, che se ci piantiamo con la moto è fatta a culla, quindi riusciamo ad appoggiarci, ok? Quindi cerchiamo di passare sempre vicini, poi se ci blocchiamo, piede che sta molto in alto, ok? Poi prosegue. Ragazzi, secondo me la traiettoria migliore, intanto arriviamo lì e la facciamo scorrere, perché qua inizia la discesa, ok? Io sicuramente col 1000 la faccio di prima, voi sicuramente la farete di seconda. Qua la facciamo scorrere, a parere mio possiamo fare due cose: o una pennellata così per continuare a farla morbida, altrimenti se continuiamo da qui, qua è troppo stretta, te la continui da qua e puoi fare tipo questo gradino dritto per dritto. Quando scendi col posteriore, una bloccatina sul freno e la moto si gira. Non andate dritti. Vabbè, dai, sono quelle manovre che non riesco a fare. Allora, mi conviene passare da qui, no? Bella morbida, liscia, che ti accompagna. D'accompagnamento, non di gas. No, no, d'accompagnamento. Allora, la cosa fondamentale, Fedele, è arrivare tranquilli. Non c'è bisogno che tieni il gas puntato, devi regolare bene la velocità qui, come tutte le manovre. Se tu lì vedi la curva e ti regoli con la velocità qui, è qui che devi avere la velocità corretta per affrontarla là, perché se arrivi qui sei veloce, poi le cose sono due: devi frenare e ti scomponi, oppure ti butti, come di solito fai, ti butti e poi devi come dire, inventarti qualcosa per salvarti. Vabbè, comunque sembra più difficile. No, è facilissimo. L'importante è arrivate qui, no, e qui regoli la velocità in piedi, non ti fermi mai, piano piano, e vedi che la moto va giù da sola, da sola, come da sola. Bravissimo. Ok, vai più avanti. Sì, vai, 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 vai. Ok, bravissimo. Ci sei? Ok. Hai visto che ti ha aiutato la sponda? Ha 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 ha!
Senza freni, annaggia allora. Questi ragazzi la tecnica ce l'hanno, però arrivano in alcuni punti e la FIFA fa da sopravvento, quindi l'errore che si fa qual è? Si aprono i piedi e si cerca di zompettare, che qui ci aiuta perché c'è il canale, c'è il canale e ci aiuta a mettere un piede sulle sponde. Ma altrimenti, avvocato, altrimenti non ci si arriva e quindi non serve mettere giù i piedi. La tecnica, come sempre, è fondamentale. È vero che ci si salva con la gamba lunga in queste situazioni, è vero, ma non bisogna farlo senza tecnica, perché tanto mi salvo. Perché se non ci fosse stata la sponda, la caduta è garantita. Vedi quando vai con due piedi a terra che succede? Che fai a zig zag. Vai, 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 lasciala scorrere, vai. Sì, sì, sì. Da sbattere, probabilmente l'avrei fatto Allora Fedele, vai su verso la fine della pineta, ti fermi. Ma ragazzi, questo giro vi sta piacendo? No. È un bel ripasso? No. No. Aspetta, mi metto un po' più tardi. Stai andando? Sì, no. Io vorrei capire cosa vuol fare Fedele. Qua, ma no, non in mezzo, che passano bici, macchine, stavi così bene là. Passano macchine qua. No, però le bici sì, se ti metti in mezzo. Cioè, guarda che si poggia. Sì, sì. Che dici? Allora io vorrei far notare una cosa, questo non è motocicletta team, no? Non è motocicletta team, ma è la banda dello zainetto. Zainetto, zainetto e zainetto, cioè ragazzi. Ma questi sono zainetti normali di Decathlon? Dalla banda dello zainetto, buon appetito, mangiamo, c'è un po' di neve, un po' di vento, un po' di freddo, sì. Nevischia. Sai, sai, sai. Sera, vengo a casa tua.
avviciniamo il divano vicino al termostato, al caminetto, a... Com'è? L'ultima frase, l'ultima parola? Allora, noi siamo arrivati a Otranto, li abbiamo fatte... Mi copro dal vento. Allora, oggi portava 60 km/h di vento. Noi nell'entroterra l'abbiamo sentito molto bene, molto meno. Siamo arrivati al mare che, insomma, si vede dalle onde in fondo, fuori dal porto. Ragazzi, da Daniele e da Don Antonio e da Otranto, Motocicletta Team, come sempre, saluta. E ragazzi, buon giro, vi lascio un po' la panoramica di Otranto. Dai, che bella, è sempre bella.